Benvenuti, bentornati nel canale. Allora, purtroppo non è uno scherzo, ma veramente ci siamo lasciati. In realtà non è che ci siamo lasciati oggi, ci siamo lasciati una decina di giorni fa. Io ho passato i primi giorni a piangere, a non mangiare, perché comunque stavo giù, perché comunque un anno non è che si dimentica così dall'oggi al domani. In realtà non sapevo manco se fare questo video, però ho detto lo faccio, perché magari per le persone che ci hanno seguito sul canale o che ci hanno seguito nelle puntate con il comico, magari non lo vedono più, vedono anche che la sigla è diversa, si chiedono come mai, cioè che cosa è successo, cosa non è successo. Quindi magari ho detto faccio il video, perché meglio così. Lo so che voi avete pensato, ma come se lui ti ha fatto da padrino, ma di colpo è finito il rapporto. Ma lasciatemi dire che in realtà il rapporto era già inclinato prima. In realtà, da più o meno da qualche mese, perché anche quando andavo da lui non c'era altro che litigare, perché anche se io e lui avevamo comunque tante cose in comune, però ci siamo accorti frequentandoci che magari non eravamo compatibili. Cioè, faccio un esempio stupido: a Natale, che ne so, io ho sempre passato il Natale in casa mia, con la mia famiglia, aspettavo Babbo Natale, per dire, cioè io vivevo il Natale in questa maniera qua. Lui invece viveva nella maniera religiosa, quindi dopo cena, subito scappava in chiesa. Insomma, due modi diversi per vivere il Natale. Anche lì c'era incompatibilità, perché comunque io non dico che si è sbagliato passare un Natale invece che un altro tipo di Natale, cioè non dico che si è sbagliato magari come lo passava lui o come lo passavo io, semplicemente sono due modi diversi nel vivere il Natale. Poi, vabbè, eravamo incompatibili e tutto, però il declino c'è stato dopo la mia cresima, quindi veramente non abbiamo fatto altro che litigare, però non mi va di scendere nei particolari, perché anche per rispetto a quella persona non mi va di mettere i fatti nostri, diciamo, sul canale, insomma eravamo incompatibili. E a un certo punto una grossa litigata porta lui a chiedermi una pausa. Invece io, ovviamente, le pause non le ho mai accettate. Cioè io la prendo in questo modo, che con una persona ci stai o non ci stai. Le pause a che servono? Mi ha detto lui che voleva una pausa di riflessione, io gliel'ho data. In quel periodo lì ci siamo sentiti solo per messaggio, che lui non se la sentiva di parlare al telefono con me. E praticamente, dopodiché, io a un certo punto non ce la faceva stare così con lui, che non mi dava più certezze, perché non sapevo se mi avrebbe lasciato o meno. Poi ho detto, vabbè, facciamo così, prendo io la decisione finale, lo lascio io, e l'ho lasciato. L'ho lasciato perché io sono una ragazza, per chi mi segue sul canale, che come sapete ha sofferto tanto nella vita. Si è imbattuta in amori sbagliati, che non dico che siano sbagliate le persone, dico magari due persone incompatibili messe insieme succede il disastro, questo è quello che dico io. Parteva bene quella relazione tossica con un narcisista, quello è un altro discorso, però in generale magari delle persone magari non ha funzionato, ma rimangono sempre delle bravissime persone. E allora io ho voluto prendere questa decisione perché io non ce la facevo più, cioè a stare così, poi comunque sapevo
che non era, cioè, il ragazzo di cui mi ero innamorata all'inizio, che anche lui era cambiato, io ero cambiata, cioè c'era tensione, alla fine ho preso secondo me la decisione più giusta da fare, perché un rapporto va, non va, è inutile forzarlo. Poi è chiaro che nulla è perduto, perché c'è, cioè, nel senso che magari io conosco storie di persone che per esempio oggi si lasciano, piangono, si disperano e tra 1, 2 anni, 3 anni si rincontrano per caso, si mettono insieme, si sposano, hanno fatto pure una bella famiglia. Quindi non è detto che magari un domani il destino ci farà incontrare di nuovo. Tutto può succedere in fondo nella vita, noi non sappiamo cosa succederà un domani. Io da parte mia, io ho sempre sognato, devo dire la verità, avere una famiglia tutta mia, fare dei figli, però farli diciamo con la persona giusta. Magari questa persona giusta in un futuro può essere anche quest'ultimo ragazzo, non lo sappiamo. O può essere anche un nuovo ragazzo, non sappiamo cosa succederà in futuro. Quello che è certo che mi dispiace, rende tanto, andare così, perché se volete c'è un anno, poi comunque avete visto ogni video di come eravamo felici sul canale. Spero che, non lo so, qualcuno di voi mi ha detto, perché magari mi segue su altre piattaforme, sa già che mi sono lasciata, in realtà qualcuno di voi mi ha detto, ma perché non cerchi di recuperare? Ma il problema è che non è una cosa che dipende solo da me, perché se dipendesse solo da me io avrei già recuperato, però dipende anche dall'altra persona, dalla disponibilità che dà quell'altra persona. Io da parte mia posso fare tutto quello che voglio, tutto quello che voi volete anche, però se dall'altra parte non c'è interesse a recuperare il rapporto, perlomeno per ora. Poi per esperienza personale, io so che comunque le persone prima o poi tornano tutte, perché io ho avuto altre due storie con due ragazzi e sono tornate tutte e due, per dire. Quindi prima o poi è chiaro che anche questo primo ragazzo si farà sicuramente risentire. Non dico di no, cioè, lo fanno tutti. Però, cioè, ripeto, io non voglio rincorrere le persone, perché è una cosa sbagliata, secondo me, stare a rincorrere le persone. Cioè, secondo me è una cosa sbagliata, se io penso che una persona debba anche farsi desiderare, soprattutto una donna. Cioè, secondo me già il fatto che andavo quasi sempre lì, io lì dico che è stato secondo me un errore da parte mia, perché io sono dell'idea che deve essere l'uomo, diciamo, appunto, fare l'uomo, però è andata così, così. Spero che, ripeto, spero che appunto, non lo so, là fuori ci sta una persona per me, anche se magari adesso il mio cuore è chiuso, però dico in un futuro, lo so.